Ricardo Rodriguez, appena terminata la cerimonia di inaugurazione del nuovo commissariato di polizia, cosa ti è sembrato? Credo che finalmente il Porto Cruaro e il commissariato siano su una sede idonea. È paradossale che in una sede nuova non ci sia spazio per l'ufficio immigrati, che sono sempre di più a Porto Cruaro, e ancora più grave il fatto, e questa è una pecca dolente da dover sottolineare, che in un commissariato nuovo non ci sia una cella di sicurezza. Queste sono le cose che io chiamo le cose all'italiana. Mi dispiace che queste cose vengano segnalate ma in maniera sfumata, invece sono cose che dovrebbero essere segnalate, marcate e rimarcate affinché una struttura come questa abbia tutte le strutture necessarie per poter operare efficacemente. Sì, io ci aggiungerei anche la difficoltà di raggiungere l'edificio a piedi per chi viene dal centro, non c'è marciapiede, bisogna venire in macchina e dalla parte nord. Dici una grossa verità, nel senso che una delle grandissime pecche di Porto Cruaro, per la quale questa amministrazione che governa da 20 anni chiude il periodo fascista a Porto Cruaro, non sta facendo niente per chi ha difficoltà motorie, per chi vuole farsi una passeggiata, per chi come me deve usufruire, ma non solo per me, ma anche per anziani e per la gente che ha difficoltà, oppure ti ripeto, per chi deve fare passeggiate, non c'è un percorso pedonale agevole per raggiungere punti strategici della città come questo. Io per arrivare fin qua ho dovuto attraversare il parco della Villa Comunale e poi grazie all'aiuto e alla cooperazione dei vigili urbani ho dovuto far bloccare il traffico e fare in modo che io potessi accedere a una inaugurazione importante, per lo più devo sottolineare che le poche piste ciclabili esistenti a Porto Cruaro, vedi via Zappetti ed altre, sono in condizioni disastrose, quindi qui credo a Porto Cruaro non c'è la cultura e non c'è la volontà di dire cerchiamo di rendere autonome tutte le persone che hanno voglia di camminare, di farsi una passeggiata, e di chi, come per la categoria che io appartengo e voglio rappresentare, ha la necessità di muoversi autonomamente. E io volevo richiamare un attimo quello che dicevi tu sulla mancanza della cella di sicurezza. Sul suo discorso forse ti è sfuggito, il prefetto diceva e esaltava che c'erano le celle di sicurezza. Questa è una gaffe. È una gaffe da consentimi la battuta, da Striscia la Notizia, perché questa è una cosa gravissima, vuol dire non essere al corrente della situazione che c'è, insomma, e quindi vuol dire che non c'è comunicazione interna fra le forze dell'ordine. Io ho inquadrato la scena mentre diceva questo e c'era il sindaco che si mordeva le labbra, sindaco Bertoncello. No, ormai a Bertoncello non resta che mordersi le labbra, perché ormai come i partiti d'Italia, come il partito che rappresenta il Partito Democratico, ormai è liquefatto, anche se chi è liquefatto ha ancora un po' di materia, quindi il sindaco Bertoncello ormai non ha nulla più da fare e da dire a Porto Cruaro. Speriamo che chi è in maggioranza, che ha tanti mal di pancia, abbia il coraggio di uscire allo scoperto e di sfiduciarlo, perché così non si può andare avanti. Credo che oggi bisogna andare oltre i partiti. Ultima battuta sulle assenze, vuol dire non considerare Porto Cruaro o avevano altri impegni più importanti? Allora, ufficialmente questi signori, come è successo ieri per l'inaugurazione della risonanza magnetica al centro San Biagio di Fossalta, erano assenti. Ufficialmente dicono che non hanno impegni, effettivamente ritengo e la penso come tu hai appena detto ponendomi la domanda, che Porto Cruaro, usando un'espressione calcistica, sia in quarta serie per questi politici, quindi non siamo considerati perché non abbiamo l'adeguato peso politico, nonostante si abbia un senatore che ha raggiunto la maggiore età politica, perché è 18 anni che siede al Parlamento o comunque al Senato, e un altro parlamentare che siede in Parlamento da più di 10 anni e non hanno portato a casa che sia mezza cosa per Porto Cruaro, cosa gravissima, e quindi questa è la conseguenza dell'assenza della Presidente della Provincia di Venezia e delle altre autorità politiche oggi gravemente assenti, ma con queste giustificazioni, cioè Porto Cruaro non conta niente nel territorio. Bene, ti ringrazio.